La cumpa in provincia. Bene, la provincia ha tanti difetti. La monotonia, non cambiano mai le cose, non ci sono tanti stimoli. Però c'è una cosa molto bella in provincia che è quella che io chiamo la cumpa. La grande compagnia fatta di persone che si conoscono da quando sono bambini. E questa è una cosa che in città non c'è. Chi ha vissuto in città sa che i tuoi amici diventano i colleghi di lavoro o gli inquilini. Che amicizia può nascere? In provincia invece, proprio perché si conosce da tanto tempo, nascono delle belle storie. Una bella storia è quella di Buccinigo, un paesino sopra Erba, più di là che di qua, più vicino alla Svizzera che a Roma. Ebbene, però questa è una compagnia molto numerosa e molto unita. Lo dimostra il fatto che 17 anni fa, purtroppo per via di un incidente stradale, due ragazzi di questo gruppo se ne sono andati prematuramente e da quel momento tutta la cumpa di Buccinigo organizza da 17 lunghi anni una giornata meravigliosa dove si gioca a pallone, pallavolo, bocce, se magna, se beve e chi più ne ha più ne metta. Sono andato a raccontare questa giornata di Buccinigo e quindi? Beh, quindi la città è bella, ma la cumpa della provincia in termini di affetto e fratellanza è inarrivabile. A me a volte dà l'impressione la cumpa del parcheggio di essere una canzone degli 883. Arriva un po' da quegli anni lì alla fine, no? Quindi sono 20 anni. La vera cumpa che diceva Max tanti anni fa, no? Motorini in due. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. La cumpa del parcheggio esiste ormai dal 96-97. Faccio parte di questa compagnia da ormai quasi 25 anni. E non esiste solo quando c'è il torneo. Per esempio anche a Natale ci troviamo tutti a casa di Andracchio a fare una bella cena con tutti quelli del parcheggio. Magari una cena di Natale siamo sempre 20-30 persone, sempre operativi, siamo una cosa veramente unica, molto legati. Tu per aver avuto l'amore della tua vita, mille ragazze, ma hai vissuto così tante esperienze, così intense, che sono delle persone che conoscono te come pochi altri al mondo. Tempi lì la nostra compagnia era una compagnia dove si viveva proprio l'amicizia. Io sicuramente maledico quel maledettissimo sabato sera di merda. Se non fossero morti il Fonte e il Mero non saremmo qua tutti così uniti, ognuno sarebbe per la sua strada. È motivo di aggregazione. Guarda qua, gira lo schermo e guarda cos'è che fa questa massa di malandri disadattati e disagiati. Non vivo neanche più in Italia, però ogni volta che torno, cerco di tornare spesso, è sempre come se fosse quando eravamo tutti qua insieme. Bello dei piccoli paesi delle province italiane, perché in città anche nei miei colleghi non hanno amici come siamo noi. Siamo una compagnia normale, sono tanti amici insieme che non si perdono mai di vista. No? Una compagnia che si ritrova dopo, partendo dai 12, 13, 14 anni che si vede, poi stai crescendo, uno si molla. Noi abbiamo l'alba dei nostri 35 / non so quanti anni per ognuno, siamo ancora tutti insieme. Siamo capaci di tirarci insieme nei momenti che conta. Abbiamo passato tanti momenti brutti, tanti momenti belli, felicità, allegria, abbiamo pianto assieme. La cumpa del parcheggio è la miglior compagnia, perché dopo 20 anni essere tutti insieme in 30-40 persone, poche compagnie lo sanno fare. Non è che poi a qualsiasi momento, se uno ha bisogno, tutti corrono per l'altro. Quindi la cosa importante è quella, che ci tiene comunque uniti dopo tanti anni. L'esempio della cumpa della provincia italiana, cresciuti insieme, fatto le scuole insieme, però amici saranno amici per sempre. È stare insieme. Fai un bar a Buccinigo. Esatto, proprio dirimpetto dove questi tarelli si trovavano quando erano pistorelli, quindi dai 14 anni fino ai 23-25, ma tuttora ogni tanto si trovano in quel parcheggio lì. E se potesse parlare, chissà cosa ne verrebbe fuori. È
questa è veramente una bellissima giornata. Noi ogni anno aspettiamo con ansia il torneo di Cucinigo. 17esimo anno, sono veramente bravi. Sono meravigliosi. Bellissimo, meravigliosi, mi piacciono molto. Beh, questa giornata loro. Queste giornate qua sono sempre più belle, perché veramente ogni anno il ricordo è veramente indimenticabile. Quest'anno ho avuto l'opportunità di arrivare prima per il fatto che non dovevo lavorare, però per me era una cosa importante. Se una cosa la vogliono fare uscire bene, che comunque tutti ci tengono, anche una piccola cosa, alzarsi al mattino, spostare un tavolo, è quello il significato. E 15-10 lo fai per 100 persone, questo forse è lo spirito di questo torneo. Diciamoci la verità, in zona, complimenti a tutti i tornei che ci sono in questa maniera qua, sono solo loro che sono riusciti a arrivare a 17 anni e con questo groove. Che porco Giuda potrei essere io qualche anno fa. Vengo direttamente da Barcellona in occasione del torneo di Cucinigo per vivere l'atmosfera che solo qui c'è. Gli anni motorino sempre. 17 anni di torneo, di compagnia, di bellezza, di stare bene insieme e di divertimento. È facile fare qualcosa di buono quando c'è la spinta, quando c'è una spinta dall'alto, no? I miei figli sono cresciuti qua, abbiamo fatto tante annate, 17, ed è uno spettacolo perché comunque ci si sta tutti insieme. Meravigliosi, 17 anni, un anno più bello dell'altro, è così che bisogna ricordare i nostri amici. Loro sanno di essere ricordati e quindi il bello è questo. Purtroppo la vita li ha portati via, però tutto deve continuare e si cerca in qualche modo di alleviare questa sofferenza. Mancano loro. Lo facciamo per loro, lo facciamo per la famiglia, lo facciamo per far vedere che noi ci siamo e ci saremo sempre. Tutte le volte che vedo i genitori dei nostri amici è sempre un'emozione. 17 anni che lo facciamo solo per loro. Sarà un motivo che lo facciamo. Siamo sicuri che tutto quello che stiamo facendo lo facciamo per loro e soprattutto anche per i loro genitori e le loro famiglie. Sono 17 anni in cui ci riuniamo, facciamo una gran bella cosa, secondo me. Siamo riusciti a rimanere sempre in contatto per 17 anni, aiutarci a vicenda, creare qualcosa di unico. Cosa provi in giornate come questa? Ma io sono felice e ti dico la verità, la sera prima faccio fatica ad addormentarmi. Già quando sta finendo l'evento attuale già si parla di quello successivo, la gente non vede l'ora di poter essere tutti insieme a ricordare i nostri amici. Andrà avanti ancora fino al 57 forse, no, o forse anche di più. Siamo qui ancora tutti assieme, nessuno ha mollato e penso che nessuno mollerà mai.